Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, amore, benvenuti in un 24 ore molto speciale. 24 ore mangiando solo McDonald's. Ovviamente con delle regole fatte appositamente per dei bambini, quindi ovviamente ci sarà anche molta insalata, molto pollo normale. Però dato che intanto iniziamo, facciamo intanto... Io non lo sapevo, mamma me l'ha detto, io non lo sapevo. Esatto. Facciamo l'ordine. Praticamente faremo, ceniamo, facciamo colazione, pranzo e cena. Allora io direi che prendiamo un Happy Meal per Lara, prendiamo le carotine, che dici? Vabbè. Ok, le Chicken McNuggets che ci piacciono. Sì, le Chicken McNuggets che ci piacciono. Le patatine. Ah, prendiamo un McWrap, così ce l'abbiamo. Ok, ci siamo, direi che ci siamo. E da bere metto la Coca-Cola. Ok, aspettiamo. Praticamente ci hanno dato nel nostro ordine un ordine che non è nostro. Letteralmente mi è arrivato il McCrunchy Bread, che a noi non piace particolarmente. Che è anche strano, perché è mezzo bruciato. Comunque fatto che a noi non fa impazzire, perché il pane è un po' duro. No, non abbiamo nemmeno ordinato. Non abbiamo nemmeno ordinato no. Il panino, le patatine. Ci è arrivato un toast che è bello. Toast? Sempre buono. Però non l'ho ordinato. Queste che da sole non le ordino quasi mai. No. Le pascolane. Vi giuro, io da mezza aperta, io non le prendo mai. Questo non l'avevo ordinato, avevamo ordinato il coso da bere per Lara, Lactimel. Le sono arrivate delle patatine e lei aveva preso solo le... No, quello sì. Aveva preso solo le patatine, le carotine. Questo non me lo spiego. Ma che è? What? No! C'è arrivato un Nutella muffin che noi non mangiamo, non ci piace. Ma che è sta cosa? Ma raga, questo non so manco cos'è. C'è arrivato l'ordine di qualcun altro. Non so cos'è. Ma non l'ho manco mai preso, non so cosa sia. È distrutto. A parte che è distrutto, ammazzato, ma non so. Boh. Buono. Io l'ho più dato. Che pizza è? Proprio qua. Boh, una salsa a casa. Almeno questa qua. Com'è? Benvenuta nel mondo delle olive scolane. Poi un altro po' di TV e letto. Le 11:10 abbiamo fatto l'ordine ed è arrivato solo adesso. Ci ha messo un sacco ad arrivare. Abbiamo preso una bottiglia per confondere Zoe. Una bottiglia! Vai, vai a giocare con la bottiglia, che in realtà è il lascio di Lara. Quando Zoe avrà finito di giocare con quella, quella è la spremuta da lancia di Lara. Vabbè, dopo. Ok, ciambella con il marshmallow di Lara. E io invece mi sono presa il cornetto. Ora, parliamoci chiaro, io devo fare un sacco di lavori oggi e sono una mamma e dormo poco per definizione proprio. Ovviamente Zoe ha già fatto colazione. Ovviamente tra le regole c'è scritto che Lara, essendo una bimba, non può mangiare totalmente McDonald's, ovviamente, perché serve tanta frutta e tutto il resto. E ci sta, insomma, deve mangiare anche altre cose, le medicine, bla bla bla. Quindi, come è perdonata Lara, ovviamente, mi perdonate a me il caffè? Non, allora, nel McDrive non ha perso. No, perché nel McDonald's il caffè c'è. Solo che prendendolo da asporto non c'è, perché noi non abbiamo un McDonald's qua vicinissimo. Dovremmo prendere la macchina per andarci e quindi ce lo facciamo portare a casa. Però il problema è che cioè, lì c'è il McCaffè. Qua no, non te lo portano. Cioè non ti portano il caffè, ti portano tutto il resto. McCaffè no, ancora non l'ho capita sta cosa. Quindi perdonatela.
Mamma, perdonami, poi mi vida loca. È un po' caldino. Voglio assaggiare anche. È buono? Non penso proprio che con tutto questo faremo colazione di mezza mattinata, al massimo una mela. Quindi ci rivediamo a pranzo. Zoe dorme, io stavo lavorando, ma è arrivato il pranzo. Dobbiamo fare super piano. Diciamo che ho un po' fregato Lara, perché quando le ho detto che avremmo fatto 24 ore solo McDonald's, lei pensava che avremmo preso tutte patatine, schifezze varie, invece insalata. Andiamo a mangiare. Invece il sale. C'è una cosa sotto, a te piace? Vuoi? Interi. Tu adori i pomodori interi. Io invece amo l'insalata. Invece di morire. Aia. Poi pure a te. Ti piacerebbe. Così tutto. E poi dopo c'è anche la lezione in inglese. Da poco? Anna? Lei ha lezione in inglese. Inglesino e poi lo vuoi fare. Ha fatto inglesino e poi lo vuoi fare. No, no. Dall'occhio? No, quella mi fa piangere. Ah, ok. Beh sì, abbiamo fatto le brave con l'insalata, un goccio di Coca-Cola ce la beviamo. Anche perché né io né lei riusciamo a finirlo, il bicchiere di Coca-Cola. Letteralmente. Ma io lei me la sono bevuta perché era quello piccolo. Esatto, letteralmente solo quello piccolo dell'Epimilla. Troppo. Comunque c'è tutto questo silenzio perché abbiamo stoppato un attimo il film, ma in realtà stavamo vedendo il film prima che arrivasse il cibo. Mi stavamo vedendo Transilvania 3, una vacanza mostruosa. Oh mio Dio! Ma ogni giorno si sbagliano? Ma lo fanno con grande stile! Lo fanno apposta? No, ma guarda! Cioè, ah, oh, un paradiso! Ma ho capito, ma chi se ne mangia tutte queste? Io? Oh mio Dio! Ok, ah, beh, non faccio mancare niente. Sia mai. Cioè, ma quanti ce l'hanno portati? È un bel po'. Ok, allora, dato che è l'ultima cena e poi il McDonald's lo vedremo tra 3-6 mesi, Happy Meal a Lara. Di Buzz Bunny. Donate la mia Miss, che veramente, cioè, questi giorni sono accadute una cosa più di un'altra, e col fatto anche che Ale sta male non mi può dare troppo una mano a casa, quindi stiamo proprio, non vi dico, infatti sì, infatti non vi dico, meno male che stiamo facendo sta sfida perché ho cucinato meno. Certo, ho sempre cucinato perché Ale e Zoe mangiavano, però ho cucinato un po' meno, sicuramente cose molto semplici per loro due. E allora, io intanto qui ho preso, proprio per dire addio, addio per un po', Mac. Ma ho preso questo qui. Allora ho cucinato delle verdure e dei noli. Broccoli. Com'è? Buoni. Buono? No, aspetta, c'è la pancetta. Ho appena sentito la pancetta. No. Buono. Era da un secolo che non prendevo questo. Ai tempi era il mio preferito, adesso. Tempo fa.
Era il mio preferito, adesso. Non abbiamo preso Coca-Cola, abbiamo preso soltanto una piccolina dell'Happy Meal, giusto perché mi rimane un po' sullo stomaco sto coso, e basta. A pranzo mi sarei più mangiata forse, no, sempre quello in realtà, però... Adesso avrei più cucinato del riso o del pesce che a noi piace, oppure... una fettina di carne con insalata mi sarebbe piaciuto di più, però... comunque sei appena andata la zia. C'è stata anche la zia. Quindi, vabbè. Diciamo che va bene. Dai, però è giusto. È giusto, mangiare le verdure. E quindi dovete mangiare quello che vi danno i vostri genitori, perché ci sono alcuni bambini che non hanno il cibo. E noi siamo fortunati che ce l'abbiamo. Bravo, amore. Questo è pure bello. E non dobbiamo sprecare il cibo. Beh, non so voi, ma secondo me abbiamo più che vinto questa sfida. Perdonate veramente tutta la... Aspettate che abbasso la volume perché c'è Zoe che sta guardando la TV. Allora, sicuramente mi avrete vista in... cioè praticamente con i capelli da pazza per tutto il video. E per scelta sono rimasta col mio pigiama, perché questo video è stato girato di domenica. Quindi è stata una domenica super chill, dove non ho nemmeno cucinato. È stato bellissimo, anche se un pochino cucinato, però vabbè. Però ho cucinato meno del solito, quindi è stato super rilassante, super bello. E penso proprio che abbiamo vinto. Ovviamente vi ripeto, Lara non ha proprio fatto la challenge proprio, però vabbè, non si poteva. Però vabbè, io invece abbastanza, quello che avete visto, insomma. Ci siamo comunque cercati di regolare, non strafando troppo, non facendo mai un ordine super iper gigantesco come a me Ale ci è capitato di fare alcune volte. Scrivetemi qua sotto nei commenti se secondo voi abbiamo vinto la sfida. Ovviamente la mattina successiva siamo tornati alla normalità, e niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e se ho vinto la sfida. Lasciatemelo qua sotto. Lo so che ho bevuto il caffè, però il caffè c'è al McDonald's, solo che non me lo portava a casa, però c'era, vale lo stesso. Non lo so, fatemi sapere. Love you!